Salve a tutti amici di Spazio, Apple ha rilasciato la beta 4 di iOS 16 per gli sviluppatori, di cui andremo a vedere le principali novità dopo la sigla. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Innanzitutto l'aggiornamento introduce tutta una serie di schermate di introduzione e descrizione che appaiono ad esempio nel box di ricerca oppure nelle varie app di sistema come l'App Note e l'App Store, che ci mostra anche un'informativa sulla privacy legata a servizi come Apple Arcade. Nelle impostazioni troviamo una nuova schermata più intuitiva per quanto riguarda la visualizzazione delle notifiche. Adesso le tre opzioni elenco, raccolta e conteggio vengono mostrate attraverso tre immagini iconiche ed esplicative. Sempre nelle impostazioni, ma spostandoci nel menu dedicato all'app mail e scorrendo completamente la lista, possiamo disattivare oppure scegliere il tempo entro cui sarà possibile annullare l'invio di una mail. Prima l'unica opzione era 20 secondi, adesso si può scegliere anche 10 oppure 30. Per annullare l'invio di una mail, come già visto anche per le beta precedenti, basterà premere il tasto annulla invio posto sul fondo della pagina e in questo modo l'invio quindi sarà bloccato e potremo di conseguenza decidere se modificare la mail prima di inviarla nuovamente oppure eliminarla definitivamente. Prima di proseguire ti consiglio di seguire Scontiamolo su Telegram attraverso l'app, attraverso il sito, dove ti pare. Perché? Perché Scontiamolo ti permette di risparmiare tanti bei soldini sui tuoi acquisti online grazie a sconti esclusivi ma anche errori di prezzo segnalati in tempo reale. Io un'occhiatina ce la darei. Sui message cambiano tempi e modalità di modifica ed eliminazione dei messaggi. È stato aggiunto un limite per le modifiche che adesso permette di modificare un messaggio solo 5 volte. Dopo la quinta, il menu a tendina smetterà di mostrare il tasto modifica. Allo stesso modo sono stati ridotti anche i tempi, e infatti la modifica sarà possibile solo entro i 15 minuti dall'invio del messaggio, mentre l'eliminazione sarà consentita solo entro 2 minuti. Ennesima novità per quanto riguarda la lock screen: adesso quando si crea una nuova schermata di sblocco, il sistema mostra la scritta aggiungi widget che rende più chiaro ed evidente il box dedicato ai widget. Sempre a proposito di widget, l'aggiornamento attiva le Live Activities API che permetteranno agli sviluppatori di realizzare widget dinamici per la schermata di sblocco in grado di fornirci informazioni in tempo reale. Queste quindi erano le principali novità introdotte dalla nuova beta che, ok, sicuramente è più stabile della versione precedente ma ancora non esente da bug in quanto dedicata agli sviluppatori. Per il momento, se non vuoi compromettere il normale utilizzo del dispositivo, ti consiglio di non installare questa beta con metodi alternativi, ma di aspettare la versione definitiva che sarà rilasciata a settembre, oppure di installare per il momento e provare tutte le novità in anteprima con la beta pubblica, che sicuramente è leggermente più stabile. Prima di concludere ti ricordo di seguirci su tutti i nostri social, in particolare su TikTok, dove ogni giorno pubblichiamo tutorial, trucchi e curiosità inerenti al mondo Apple e non solo. Ti ricordo anche di lasciare un mi piace a questo video, di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Io sono Rocco Zaccaro e ti do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Spazio.